È la mamma di Miles. Pronto? Signor Parker, sono Rio Morales. Volevo ringraziarla per aver trovato a Miles un lavoro al Fist. È stato un piacere, ma mi chiami Peter. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Sappi solo che Miles non era del tutto convinto, ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere compatito. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Per avviare un altro set, dove sei? Deve scusarmi, l'autobus ha avuto un guasto, non c'erano taxi, sarò lì appena possibile. Terroristi mascherati hanno sequestrato un autobus. Reato nei pressi del Meatpacking District. Ehi, scusi il ritardo. Buongiorno, Parker. Buonasera. Ah, non importa. Controlla i neurosensori. Dobbiamo ridurre il tempo di risposta. Subito. Prova a scendere sotto i 3 millisecondi. Ok, forse riesco a ottimizzare il commutatore. Thank you.
Ok, procediamo oltre. Rilevo impedenza sul circuito del neurosensore. Finito. Il rapporto segnale-rumore è sballato. Un nuovo processore ridurrebbe il ritardo.
Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter. Un discreto successo. Mi sembra incredibile. La aiuto? Sì. Doc, che succede? È così evidente? Per i medici è un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarla? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare. Ma non basta più. Sei l'unico a saperlo. Manterrai il segreto. Ma certo. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei per quello che ha qui dentro. Le sue idee restano. E vale anche per me. Peter, prima che mi dimentichi, ho letto un articolo molto interessante, descrive le possibili evoluzioni delle interfacce neurali. Lo leggerò! Grazie, Doc! Di che si tratta, Doc? Mai visto un materiale simile? Sembra incredibile, ma lo usano i saldatori. Offre un elevato isolamento magnetico e limita la contaminazione tra gli arti e l'interfaccia neurale. Un'interfaccia diretta con i gangli basali. Rivoluzionaria, ma rischiosa. Non lo so, Doc. Una matrice di gallio potrebbe funzionare, ma il rischio di danni resterebbe elevato. Gallio, sei un genio. Non pensare ai rischi, stavolta filerà tutto liscio. Le condizioni di Doc si sono deteriorate. Di questo passo perderà il controllo delle funzioni motorie entro l'anno. E l'impianto intracranico potrebbe peggiorare la situazione, con effetti sulla personalità. Bisogna essere prudenti. Ricordo ancora il mio colloquio. Mi sono presentato sporco e con 10 minuti di ritardo perché avevo appena sventato una rapina. È incredibile che Doc mi abbia assunto. Spero non se ne sia pentito. Peter comincia a sospettare qualcosa.
Cerca di nasconderlo, ma ormai è chiaro. Ha notato i tic e il deterioramento delle mie capacità motorie. Ma in fondo sono stato io a pretendere un genio come assistente. Mi serve solo altro tempo. Il mio lavoro può migliorare la vita a milioni di persone. Salvarle. Doc, deve scusarmi. Mia zia mi ha appena scritto. Tranquillo, Peter. Pensavo anch'io di concedermi una pausa dopo aver controllato la telemetria. Grazie. Sarò qui tra poche ore. Zia May? Non dirmelo, sei in ritardo. No, a dire il vero sono già per strada. Hai sentito Miles? No, ma sua madre ha detto che stava arrivando. Perfetto, arrivo subito. Ciao! Sentito parlare dei tumulti all'Empire State University. Stavolta non è stata la classica combinazione di sbornie minorili, millennial viziati e ormoni allo sbaraglio. Le autorità non si sbottonano, ma le mie fonti affermano che i demoni hanno drogato gli studenti, trasformandoli in macchine di morte. Che ne è stato di questa città, signore e signori? Se dobbiamo tenere i nostri... Che ci fai qui? Non si arrende! E ora come la mettiamo, moccioso? Ma che... Bisogna essere davvero così tanti per derubare un ragazzino! Stai bene? Sei Spider-Man. Lo stupefacente Spider-Man. Lo spettacolare Spider-Man. Sì, e qualche altro aggettivo usato da Jameson. Senti, hai avuto fegato, ma in futuro lascia la lotta ai professionisti, ok? Ok, ma e se non ci fosse nessun altro? Beh, evita di litigare con gente grossa il doppio di te. Cioè, non mi fraintendere, io affronto sempre gente più grossa di me, ma io almeno... Oh, come lo scontro con Rhino sul ponte di Brooklyn! Che spettacolo! Ottimo esempio. Se l'altro è più grosso, sii più veloce. Chiaro? Certo, ma per te è facile parlare. Io non so combattere come te. Ok, prova. Sul serio? Sì, forza. Primo, occhio all'adrenalina. Respira, piano, calmo.
fronte al nemico, aspetta la sua mossa. Usa i piedi, lui si sbilancia e tu colpisci. Bam! Così! Sì, esatto! Bravo, riprova. Ma stavolta fallo davvero. Sì. Chiaro? Prova! Scusa! No, no! È giusto. Continua così e andrà... andrà bene. Ok. Ora basta. Vado. Ehi! Grazie. Sai... Di nulla. Ho colpito Spider-Man. Il rifugio è poco più avanti. Ehi, come va? Fratello, non ci crederai, ho appena incontrato Spider-Man! Cosa? Incredibile! Gli hai mostrato la nostra app da hacker! Ah, no, non ci ho pensato. Sei un disastro, te l'avrebbe comprata di sicuro e adesso saremmo famosi. Gliela mostro la prossima volta. Ora vado, ho promesso a mia madre di essere puntuale. Ok, ci si vede. Il mercato contadino. Posso passare da qua? Cavolo, spero stiano bene. Circolare, è già tardi, devo andare al rifugio. Niente foto, avanti, circolare! Puoi trovare un lato positivo, attacco terroristico. Oh oh. Preparate un documento d'identità per l'ispezione. Ma dai, sul serio! Ci vorrà una vita! Non ci fosse quel drone del cavolo, salterei la recinzione. Conosci nessuno che si chiami Martin Lee? L'hai visto? Wow! È stato facile! Strano che i sistemi Sable non siano protetti. Potrei mandargli una soffiatina anonima. Meglio tenersi a distanza. Ok, app da hacker. Non deludermi. Forse posso accendere la sirena. Cosa è stato? Forse c'è qualcuno, attendete conferma. Ok, vediamo. Posso passare sotto il cancello a sinistra o scalare le impalcature a destra. Stai attento, ho un filmato. Ho l'autorità per... Illustro l'area e faccio rapporto. Quegli affari montano delle armi. Non devono vedermi. Settore sicuro, continuo la rotazione.
Ok, sono al sicuro. Cacchio. Oh, ciao mamma. Ciao tesoro, sei arrivato al rifugio Fist senza problemi? Sì, ci sono quasi. Miles, nessuno ti costringe a lavorare al rifugio. Tu l'hai fatto. No, io ti ho detto di scegliere. Sì, e preferisco questo alla terapia. Almeno qui mi rendo utile. Il tipo dice che ognuno affronta il lutto a modo suo. E questo è il mio. Ok, mi dispiace. Mamma. Sì? Non ne voglio parlare, ma non significa che non ti voglia bene. Oh, tesoro, ti amo tanto. Supereremo questo momento, ok? Devo andare. Ti chiamo mentre torno a casa. Manca poco. Non posso dilungarmi ora. Li vedo dappertutto, amico. Facce dei demoni. Continua dappertutto. Continua a respirare, capisci? Torno subito. Cosa? Ehi, Miles, ciao. Scusa, ho fatto tardi. No, nessun problema. Bene, allora... Che posso fare? Perché non inizi ad ambientarti un po'? Sì, parla con qualcuno. Il caffè, quello funziona sempre. Caffè, bene. Io torno tra qualche minuto a vedere come va, ok? Sì. Oh, non preoccuparti di Hodges. Non morde. Molto. Sicuro? Caffè? Grazie. Che fa? Cerco di capire cos'è un dannato quark. È una particella subatomica. È la base da cui si formano protoni, neutroni, adroni. Subatomica. Ci sta. Bravo ragazzo. Dannato rottame. Al diavolo. Non funziona più. Le dispiace se do un'occhiata? Eh? Abbiamo diversi tupi catodici a scuola. Posso provare a... Tupi cosa? No, bastano un paio di cazzottoni. E poi... va. O... magari si è allentato un cavo. Va bene, allora. Come vuoi tu, signor Cervellone. Avanti, prova. Una folla di persone sta rendendo omaggio all'agente Jefferson Davis, l'eroe ucciso nell'attentato al municipio, che avrebbe salvato la vita ad alcuni dei presenti facendo scudo con il proprio corpo. Ehi, novellino, riempi qui. Il giovane figlio Mike e un fratello, Aaron. Mentre i capi di eroe. Che cosa ha fatto di eroico, a parte esplodere? I colleghi di Davis. Ernie, hai già incontrato Miles. Ci darà una mano qui. Saprai di suo padre, Jefferson Davis. È bello da parte sua che nonostante tutto sia venuto a fare il volontario. Non credi? Sì, sì. Grazie. Ascolta, io... Mi dispiace. Vieni, Miles. Andiamo in cucina da mia zia. Zia May, io devo andare, ma... Ecco i rinforzi. Oh, ciao, Miles. Benvenuto. Prendi un grembiule, lavati le mani, poi ti spiego cosa fare. Ehi, Peter. Grazie per prima. Prego.